nell'episodio 121 di Pokémon Sole e Luna vediamo subito come la Kauna Lixia si stia godendo un delizioso pasto del padre di Ibis direttamente dal loro ristorante di famiglia. La stessa Ibis starà aiutando con il lavoro fino a quando non le verrà chiesto di andare a recuperare alcuni funghi particolari, e approfittando di questo compito vorrà anche portare uno dei ravanelli di api al suo maestro nella foresta. Dall'altra parte invece i membri del Team Rocket saranno tutti riuniti proprio al bar di Oranguru fino a quando B-Wear non deciderà di intervenire recuperando Jesse e James, dal momento che questo è un bar riservato ai Pokémon. Tuttavia B-Wear lascerà Meow ancora un po' dal suo amico Oranguru, mentre Ibis arriverà proprio il momento giusto per portare il ravanello allo stesso Pokémon. La ragazza, accorgendosi che Meow è seduto al bar, lo terrà sotto controllo, mentre un gruppo di Passimian deciderà di bersi un bel drink da Oranguru. Al ristorante del padre di Ibis invece Alixia sta aiutando Abe a servire tutti i clienti, ed anche Ash si proporrà ad aiutare come cameriere. Da Oranguru però Ibis deciderà di aiutare a sua volta il suo maestro a servire tutti i numerosi Passimian lì presenti. Dopo aver servito quindi i Pokémon in gioco di squadra, al bar arriverà anche il Gumshoes dell'agente Jenny, ed Oranguru deciderà di mettere alla prova Ibis facendole preparare il drink che andrà servito al Pokémon in questione. Ricordandosi di aver visto bere del latte Mumu a Gumshoes, Ibis verserà proprio il latte di Miltank al Pokémon dell'agente Jenny, che se lo scolerà in men che non si dica. Dopo aver visto quindi come Ibis abbia servito alla perfezione un altro cliente, Oranguru la porterà al suo orto personale di bacche, affidandole ovviamente il compito di raccoglierle. Al ristorante di Abe intanto, Kawe, portando del latte Mumu, noterà non solo che Ash sta aiutando come cameriere, ma anche come Alixia sia la solita sbadata. Ibis però continuerà a raccogliere bacca pesca insieme a Zarina e Shaymin, che ne assaggerà una per sentire il sapore. Lo stesso farà anche Meow, che però addenterà una piccantissima bacca Modoro, prima di notare che alcuni Firo staranno aspettando il momento perfetto per poter attaccare l'orto. Meow andrà così a chiamare Oranguru di corsa, ma al suo ritorno il maestro di Ibis noterà come i Firo non siano ostili, anzi saranno i loro clienti. Servendo loro e dopo un Pokémon dietro l'altro, al bar arriverà anche il vecchio Drump amico di Ibis, che si gusterà un delizioso drink preparato apposta per lui. Il ristorante invece non pare passarsela benissimo, c'è un sacco di clientela e nemmeno l'aiuto di Alixia, Kao e Ash e gli altri ragazzi appena arrivati non sembra bastare. Serve che Ibis torni al più presto. Al bar di Oranguru però arriverà inaspettatamente anche Tapu Koko, e il compito di servirlo sarà affidato ovviamente ad Ibis, nonostante la ragazza non sia così sicura di potercela fare. Grazie allora all'incitamento e all'aiuto di Shaymin e Zarina, Ibis comincerà a cucinare il ravanello di api, facendolo diventare uno squisito burger che soddisferà il Pokémon nume locale, che come segno di ringraziamento regalerà un Erbium Z alla ragazza di Mele Mele per poi andarsene in un lampo. Ibis ha così un cristallo Z, ma senza un cerchio Z le sarà impossibile sprigionare il potere Z, e proprio per questo Oranguru non solo le darà i funghi che servivano a suo padre, ma le regalerà anche il vecchio bracciale che aveva da parte. Tornando al ristorante, Ibis aggiornerà i suoi amici di quanto accaduto al bar, e Alixia si darà da fare per rimettere a nuovo il cerchio Z della ragazza. Che dire, ora tutti gli allenatori della scuola Pokémon hanno un loro cerchio Z e almeno un cristallo Z, sono pronti per la Lega Pokémon. Nel prossimo episodio di Pokémon Sole e Luna, i membri del Team Rocket verranno raggiunti da Matori, l'assistente di Giovanni, e il Meow di Alola che si prese gioco di loro, i quali vorranno farli catturare B-Wear. Per sapere come andrà a finire, non perdetevi il prossimo riassunto in sintesi di Sotto Controllo, le forme Alola del Team Rocket. Quindi allenatori miei, cosa ne pensate di questo episodio 121 di Pokémon Sole e Luna? Onestamente non c'è moltissimo da dire, è stata una puntata volta a sviluppare ulteriormente il personaggio di Ibis, che era l'unica della scuola Pokémon a non avere ancora un cerchio Z o un cristallo Z. Oranguru l'ha messa alla prova, prima facendole servire vari Pokémon come i Passimian o il Gumshoes della gente Jenny, per poi arrivare fino a Tapu Koko, il quale si è spazzolato in un sol boccone il mega super burger di ravanello che Ibis aveva preparato per lui. Come simbolo di ringraziamento per l'ottimo pasto avuto, gli ha donato un Erbium Z che potrà sfruttare grazie al cerchio Z che le ha regalato il suo maestro Oranguru per il lavoro svolto. Cosa dire, una puntata tranquillissima e piuttosto godevole, che ci prepara ovviamente per la Lega di Alola. Nel prossimo episodio invece vedremo i tre del Team Rocket alle prese con Matori e il suo Meow di Alola, che vorranno catturare B-Wear a tutti i costi. Chissà per cosa gli servirà poi. Tuttavia Jesse, James e Meow pare non vorranno che ciò
accada e allora proveranno a proteggere la loro amica super forzuta, anche se immagino non ce ne sarà poi bisogno. Che questo episodio serva a potenziare il Team Rocket proprio in vista della Lega? Chi lo sa, ma per oggi è davvero tutto. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questo episodio 121 di Pokémon Sole e Luna e come al solito non dimenticate di supportare il nostro canale con un mi piace, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e di condividere il riassunto con i vostri amici. Qui da Diego per oggi è davvero tutto. Ciao allenatori!